Giovanni Antonio Canal, poi conosciuto come Canaletto, nacque a Venezia nel 1697 in una famiglia legata a filo doppio con l'arte. Era infatti figlio di Bernardo, pittore di scenografie teatrali, che fece iniziare la carriera di Antonio come scenografo. Ma il carattere di Canaletto lo spinse abbastanza presto ad allontanarsi gradualmente da un genere esclusivamente decorativo. A Roma avvenne la svolta per Canaletto, che molto probabilmente entrò in contatto con Van Wittel e altri olandesi, pittori di vedute e cosiddetti bamboccianti, chiamati così dal soprannome Bamboccio dato a Pieter van Laer, principale esponente di questo gruppo d'artisti. Tutti questi pittori erano osservatori attenti della realtà e Canaletto assorbì da loro una precisa coscienza prospettica e il gusto della macchietta e della vita popolare. Le prime vedute del pittore ci mostrano una grande sensibilità per la luce e l'ombra che fanno vibrare le superfici dei palazzi, dei campanili e delle chiese veneziane. Canaletto mostra fin da subito un interesse per gli effetti di chiaroscuro e per la prospettiva tagliata in modo che la luce vada a cadere sulle superfici screpolate degli intonaci o sulle crepe rosa dei mattoni, creando una serie di effetti suggestivi e pittoreschi. Dobbiamo a questo punto sfatare un luogo comune. Molto spesso quando ci si avvicina alle opere di questo artista siamo tenuti a pensare che siano tutte uguali, ripetitive e quindi monotone e noiose. Ma questo pensiero è vero solo a uno sguardo distratto, poco attento ai dettagli, perché sia i soggetti che lo stile di Canaletto sono in continuo mutare, la luce nei suoi dipinti cambia, a volte schiarisce, altre volte si incupisce, in certi casi è calda, in altri fredda, mentre le prospettive, sempre diverse, si aprono verso nuovi orizzonti. L'artista fece un largo uso della camera ottica per cogliere la verità dello spazio e ritrarla il più razionalmente possibile. I campi, i campielli, i canali, i moli, tutta la città viene frugata e scavata dalla luce tersa che scorre rapida sugli oggetti in primo piano, che si infila a scoprire dettagli lontani, che fissa in punti di colore l'umanità formicolante di Venezia. La camera ottica è un dispositivo composto da una scatola con un foro sul fronte che lascia entrare la luce e un piano di proiezione dell'immagine sul retro. In questo modo per un pittore è possibile proiettare l'immagine da rappresentare su una superficie, come un foglio di carta o la tela di un quadro, e ricalcare così i contorni delle cose. Da questa rigorosa esigenza di verità rappresentativa nasce la poetica di Canaletto. L'artista dipinge la storia di Venezia, città allegra e solare, ricca e signora. Con la camera ottica il pittore ruota l'obiettivo per cogliere in sequenza i vari segmenti della veduta reale, ottenendo un effetto che oggi può essere paragonato al grandangolo fotografico. L'album delle incisioni che Canaletto realizzò dopo il 1730 è dedicato all'inglese John Smith, console di Sua Maestà Britannica presso la Repubblica di San Marco. L'album raccoglie 31 splendidi acqueforti, disegni realizzati a stampa, che furono eseguiti nel giro di qualche anno. È straordinario come l'artista, anche senza colore, ma solo modificando il segno, riesca ad ottenere effetti atmosferici sempre diversi. L'Inghilterra fu l'altro dei poli dopo Roma verso il quale Canaletto fece diversi viaggi. Sui motivi che spinsero l'artista a lasciare Venezia molto deve aver influito la guerra di successione austriaca che bloccò il turismo straniero verso l'Italia e provocò una stasi del mercato artistico veneziano. Gli ultimi 5 anni della vita dell'artista, che si spense a Venezia il 19 aprile 1768, sono segnati da un'intensa attività. L'artista, principe delle vedute, aveva aperto la strada che portò, passando dai paesaggisti inglesi del Settecento, da Constable e da Turner, all'Ottocento con Corot, la scuola di Barbizon e l'impressionismo. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.